Ho sempre voluto avere il mio regno, un regno da gestire, accudire, crescere. Sembra più un bambino questo, però in realtà sarà il mio regno, dove io sarò un grande re e prenderò cura di tutte le creature che ci saranno, viventi o meno, sperando che non succeda quello che vedete qua, cioè che nel senso che venga tutto a pezzi, porca puttana. No, non è molto ispirante come inizio, come introduzione. Mi sta indicando la via un fantasma e la mia guida. Mettiamo il turbo, grazie. Oh, ho superato il fantasma. Ma sarà freddo tipo quando mi attraversa? Sto diventando ricco. Dammi tutti i soldi. Toh, accendi un fuoco, per favore. Vieni con me. Poveraccio, vieni con me. Oh, un arciere. Oh. Costruire un muro. Perché devo costruire un muro? Costruiamo un muro. Toh, sei contento? Costruiamo il muro. Va bene. Costruisci, espandi, difendi. Difendo da chi? Cosa vuole? Perché c'è la manina che mi indica di andare in là? Ah, ecco la tribù dei barboni. Sono senza soldi, sono povero adesso, come faccio? Allora, andiamo a esplorare un po' i dintorni. Esploriamo un po' i dintorni. Di notte bisogna evitare di stare fuori. Com'è suggestiva tutta questa cosa, soprattutto i riflessi. È molto bello come giochetto, secondo me. Ma devo ancora capirci effettivamente il senso. Ah, ho trovato il baule. Scrigno pieno di soldi e sono diventato di nuovo ricco. Ah, ho trovato la barca. Sì, perché questo è Kingdom Newlands. Ossia terre nuove, ma non ho idea di cosa intenda perché non ho giocato tanto neanche al primo Kingdom, quindi non so esattamente in che cosa consistano le terre nuove piuttosto che le terre vecchie. E il cavallo si rifiuta di correre. Bene, neanche il mio cavallo mi aiuta. Siamo a posto. La notte è più buia. Madonna, quanto è buio di notte, però sul serio. E quindi, dato che io sono un bravo re, sto qua vicino al fuoco, in mezzo alle mie guardie del corpo, e addio, morite tutti, fate quel che volete, io sto qua. È semplice, dovrei provare questo concetto. Vado giù in piazza, prendo delle monetine, inizio a lanciarle, e dico, d'ora in poi tu sarai il mio cavaliere. Con due monete ho fatto questa cosa qua, che premendo adesso questo pulsante, vedete qua, c'è una mappa, ma... C'è la barca arenata distrutta lì in mezzo, ma altro non mi dice. Quindi non lo so, non so cosa fare. Un altro scrigno, fammi diventare ricco. Sono straricco adesso, straricco, non ricco, di più. Non ti voglio mangiare, non ti voglio uccidere, non scappare da me. Non scappare, fatti prendere. Cerbiatto bellissimo. Ti appenderò nella mia stanza, non ti preoccupare. Il mercante torna come gli avevo chiesto. Vai, cacciatore, ma che razza di cacciatore sei, Cristo? Ragazzi, ho bisogno di gente, gente che viene a vivere nel mio regno. Nel mio regno composto da 5 persone, ho bisogno di gente che venga a viverci. Cosa devo fare? Una preghiera? Toh. Neanche il cavallo che vuole correre, ma porca vacca. Non posso reclutarti, cerbiatto, se no ti farei mio. Ti farei mio, saresti il mio scudiero. Il cerbiatto biondo. Quindi dovrò partire sempre, ogni mattina, presto, presto, perché sennò mi mangiano i zombie notturni lì, quello che sono. Ah, non c'è a scherzare, sono veloci quei cosi. Il mio cavallo, perché il mio cavallo è più lento e non cammina, cioè nel senso ha qualche problema di locomozione. Cammina, Cristo! Voglio vedere se quando ti ammazzano le creature notturne lì vai ancora a passo d'uomo, brutto cretino. Oh, ce l'ha fatta. Eh sì, che ci giurerei che c'era anche un altro costruttore. Vediamo, siamo già alla fase del palazzo praticamente.
non è proprio la fase del palazzo, ma ci siamo quasi. Siamo riusciti a avere mezzi d'assedio. Mi piacciono queste cose, mi piacciono. Dai che piove. Piove, mi si bagna la corona. Cioè non vorrei mai che mi prendesse un'influenza da ferro, oro o quello che è. Insomma, di che cosa è fatta la mia corona? Sarà sicuramente placata oro, perché non posso permettermela una vera corona tutta d'oro. Ma con tutti i soldi che mi ritrovo, cioè non posso cambiare cavallo. Devo tenermi sto schifo che fa rallentatore e si stanca subito. Almeno prenditi una bicicletta, cioè cavolo. Tra un po' arriveranno, me lo sento. Arriveranno e saranno sempre di più. Sempre di più. Costruttore, perché vai fuori dalle mura? Ma tu sei pazzo. Tu sei fuori di zucca, non ci arrivi. Non ci arrivi. Oh mio Dio. Eccoli, uno l'ha fatto fuori. Due l'ha fatto fuori. È arrivato il rinforzo. Adesso è più difficile prendere uno che ammazzare 10. Bravi, veramente. Iniziamo la costruzione della nave. Piano piano, perché il cavallo si stanca. E se il cavallo si stanca, il cavallo non corre più. E il cavallo, se non corre più, ci mangiano i mostri ciattoli finché noi siamo lì che non riusciamo a fare due passi. Per qualche ragione, perché noi non riusciamo mica a scendere a sto cazzo di cavallo e correre a piedi. No, bisogna andare sempre solo a cavallo, anche se il cavallo poi si rifiuta di correre. Tò, una moneta anche per te. Vieni a lavorare per me, non rompere. In questo unico mondo così fantastico, per una moneta d'oro una persona è disposta a fare di tutto, e quando intendo di tutto, cioè proprio... La domanda è, tu cosa sei disposto a fare per una moneta d'oro, eh? Ecco, i miei amichetti stanno iniziando a costruire la barca. Torno nella foresta. Nella foresta faccio costruire un altro po' di nave. Vado a reclutare degli altri stronzetti. Questo è quello che farò nei prossimi minuti. Quindi vediamo di riuscirci. E poi uno arriva all'accampamento dopo mezz'ora che corre col cavallo in mezzo a nulla più totale e non trova nessuno di nessuno. E io dico, ma porca la puzza. Oh, vieni fuori, fatti vedere. Esci dalla tua tenda, barbone che non sei altro. Questo cerbiato mangia direttamente dal fuoco. Cerbiato infuocato, sta scappando. Cerbiato infuocato, ore 2. Cerbiato infuocato, vai. Cacciatore, ti ho dato una possibilità di cacciarlo e tu me lo fai scappare così. Pagliaccio. Sgancia la grana. Oh, là. Di notte mai far costruire qualcosa tipo le mura esterne ai cosi, perché dopo arrivano i cosi questi. Oddio, e quanti stanno diventando. E a parte il fatto che hanno una mira che fa altamente schifo, stanno buttando giù il muro. Stanno buttando giù il muro. Riuscite a farlo fuori? Che c'è uno stronzo da far fuori. Uno ce n'è. Ho usato tutte le monete per fare una piccola catapulta, sperando che me la posizioni dove io spero che me la posizioni. Ossia, c'è questo edificio che ha due lati, destro e sinistro, che per qualche ragione il lato sinistro, ecco. Ok, caricala, però dopo devi portarla dentro le mura, dove c'è il muro più esterno. Allora, la teoria vorrebbe che quando c'è questo edificio, ci sono le frecce, quei due stronzetti che trasportano la catapulta portano la catapulta al muro esterno a sinistra più vicino. Ma dato che questi sono due idioti magistrali,
Non riescono a capire che l'ultimo muro in realtà è quello, perché non me lo fa costruire più a sinistra di così. Quindi praticamente sono senza la catapulta, effettivamente, da questo lato. Tre arcieri nella torre. Gli arcieri nella torre non possono essere toccati dai nemici, non possono essere toccati in alcun modo. Quindi è molto utile avere le guardiole anche in giro per il territorio, perché i nemici ci passano e non possono fargli niente. Ma se questi due imbecilli non vengono dentro con la catapulta, saranno morti, e men che non si dica. Ecco, a posto siamo. Senza la catapulta diventa tutto molto più difficile, ma tutto veramente molto più difficile. E potenziamo di nuovo la nostra casetta, che in teoria adesso diventa un castello, un mini castello se non altro. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza bella. Bam! Mega castello. 1, 2, 3. Ho visto che facendo questa cosa abbiamo lo scudo, sì, lo scudo praticamente bianco e rosso, dovrebbe far comparire un cavaliere. Questi alberi posso abbatterlo? Quest'albero posso abbatterlo? E anche quest'albero posso abbatterlo. Adesso mi domando, se io abbatto quest'albero, poi riesco a costruire la palizzata lì? Chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Sì, 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 ce la faccio! Mi servono soldi, più soldi, più soldi, più soldi, sennò siamo tutti morti. Ecco, fai bene a correre. Mi sono fregati i miei soldi, oltre che... Beh, dai. Mi sono rimasti gli omini, almeno quelli. Torna anche domani, per favore, mercante. Torna anche domani, perché ho bisogno dei tuoi servizi. Finalmente le cose sono diventate un po' più movimentate, un po' più eccitanti. Abbiamo un cavaliere. Vedete quel simbolino con la bandiera lì fuori? Significa che c'è un cavaliere. Bene, un muro più alto. Bene, così, così. Che colpiscono. Arriva una freccia anche da sinistra. E un altro strato del muro è andato. In questo passo non reggerà il muro. Aia, aia. Arcieri. Oh, ce l'ho fatta, sono sopravvissuto all'XIV giorno, ossia 14° giorno, non so cosa intende per 14°. Mi servono contadini, mi serve gente da reclutare per il mio popolo, per il mio regno. E con quest'idea, se volete, potete essere reclutati anche voi stessi. Vi aggiungerò qua nel gioco e vi faccio combattere per me, per il mio grandissimo regno. Ma fino alla prossima, io sono Mike Supreme, spero che vi siate divertiti. Questo episodio di Kingdom New Land mi è piaciuto abbastanza e direi che potrei farne anche degli altri. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Fino al prossimo episodio, vi auguro una buonissima giornata. Qua Mike Supreme passo e chiudo, sono ricco! Ciao!